Quali sono le migliori criptovalute sulle quali scommettere in questa seconda metà del 2019? Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Sul finire del 2017 avevo fatto un video che è diventato davvero molto popolare, nel quale presentavo quelli che secondo me erano i 5 progetti criptovalutari più interessanti. Da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia, abbiamo attraversato il 2018 che è stato indubbiamente un anno molto difficile e in questa seconda metà del 2019 vediamo che i mercati si stanno riprendendo veramente molto bene. Ho quindi voluto proporti questo nuovo video nel quale riguardo le criptovalute che avevo indicato 2 anni fa e aggiorno il mio giudizio su ognuna di esse, facendo un pochino il punto della situazione sullo stato del loro sviluppo. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di andare avanti ti ricordo che io sono un tecnico informatico, un programmatore e non un consulente finanziario, quindi questo video non costituisce assolutamente un consiglio per l'investimento. Ti raccomando di fare sempre le tue valutazioni in prima persona prima di decidere di investire in qualsiasi progetto e non ascoltare me o qualsiasi altro youtuber ciecamente. Il primo progetto di cui ti parlo è Omise Go. Nel mio video precedente avevo detto che mi sembrava un ottimo progetto, giudizio che confermo tuttora ancora oggi. Ciò nonostante, ho messo un semaforino giallo su Omise Go per un semplice motivo: il progetto è cresciuto tantissimo e si stanno spostando un pochino da quella che era la vision iniziale. In particolare, Omise Go era partito come un modo di inviare denaro con commissioni bassissime fra un continente e l'altro, aggredendo il mercato delle remittance, ovvero offrire un servizio di trasferimento denaro per tutte le persone che lavorano all'estero e hanno bisogno di rimandare i soldi a casa. Nel frattempo il progetto è cresciuto moltissimo anche come aspirazioni. Non solo stanno pianificando di realizzare un proprio exchange decentralizzato, ma addirittura sono stati individuati come i principali sviluppatori del progetto Plasma, ovvero una sorta di sidechain per Ethereum che dovrebbe fare approssimativamente quello che Lightning Network fa per Bitcoin. È sicuramente un'ottima cosa, è un'ottima crescita del progetto che sicuramente si sta posizionando su un settore molto più alto, però di fatto i ragazzi di Omise sono in ritardo rispetto a quanto anticipato durante la fase di lancio con un pochino tutto il progetto. Sicuramente anche perché la cosa è cresciuta molto, però sta di fatto che sono in fortissimo ritardo anche con l'implementazione del servizio di trasferimento di denaro di base. Ciò premesso, Omise Go per quanto mi riguarda rimane un buon progetto sul quale puntare e vale sicuramente la pena di tenerlo d'occhio. Un'altra moneta che nel 2017 mi piaceva moltissimo è Navcoin. Qual è il giudizio oggi? Si tratta, se vogliamo, di una sorta di versione potenziata di Bitcoin che utilizza un algoritmo proof of stake al posto del proof of work per validare le transazioni. E questo consente un pochino a tutti quanti di contribuire alla sicurezza della rete e guadagnare degli interessi sui Navcoin che vengono detenuti. Inoltre ha un block time molto ridotto e quindi è veramente ottimo anche per effettuare dei pagamenti magari in tempo quasi reale o con una velocità che potrebbe avvicinarsi a quella delle carte di credito. È vero, nel 2018 i ragazzi di Navcoin hanno sospeso la tecnologia che consentiva di inviare delle transazioni private perché, da quanto ho capito girando su Reddit e leggendo un po' di blog, era di fatto molto centralizzata. Hanno sospeso quindi le transazioni private, ma sono già al lavoro per realizzare una tecnologia completamente nuova basata su algoritmi molto più decentralizzati che ripristinerà la possibilità di inviare denaro senza che sia banale, osservando la blockchain, chi siano le due parti che si stanno scambiando del valore. Quindi per quanto mi riguarda Navcoin do di nuovo un giudizio molto positivo. Un altro progetto che secondo me rimane da semaforino verde è Arc. Che cos'è? È una piattaforma che consente di realizzare rapidamente delle applicazioni su blockchain, quindi di fatto si chiama un framework che offre una serie di funzionalità utilizzabili dai programmatori per salvare e recuperare dati rapidamente e gestire il consenso su una blockchain. La figata di Arc, se così vogliamo, è che permette anche in comunicazione blockchain di tipo diverso, quindi ad esempio tutte le applicazioni sviluppate sul framework di Arc sono potenzialmente in grado di parlarsi tra loro automaticamente.
Inoltre è possibile creare degli smart bridge che mettono in comunicazione le varie blockchain come Bitcoin, Litecoin, Ethereum e via dicendo. Dal 2017 ad oggi il progetto continua a maturare, hanno lanciato già ARC 2.0, quindi la nuova versione della loro blockchain, già diversi mesi addietro, e stanno andando avanti secondo me molto bene nella direzione giusta. L'unica cosa che mi preoccupa un pochino è che ancora non ho visto un'adozione importante di questo strumento. È un'ottima tecnologia, ma in pochi la stanno utilizzando. Questo un pelino è l'unica cosa che continua a lasciarmi perplesso. Però di fatto, come sappiamo, tutto l'ecosistema delle criptovalute e l'architettura blockchain è ancora in uno stato embrionale, quindi non è niente di preoccupante. Di conseguenza, per quanto mi riguarda, ARC rimane un progetto valido sul quale puntare. Quando ha esordito, tutti chiamavano NIO come l'Ethereum cinese. Già questo era un'ottima presentazione. Però nel 2019 il mio giudizio su NIO è da semaforino rosso. Perché? La tecnologia c'è, stanno muovendo molto bene, stanno facendo delle ottime cose, in particolare NIO 3.0 dovrebbe arrivare da qui alla fine dell'anno oppure al massimo nel 2020 e porterà con sé una serie di evoluzioni e di facilitazioni molto interessanti. Il semaforino rosso è principalmente per due motivi. Innanzitutto, l'azienda che sviluppa NIO ha anche affiancato Ontology, ovvero una seconda piattaforma molto simile a NIO ma orientata espressamente al mercato aziendale. Ora questa scissione mi ha un pochino preoccupato perché di fatto loro adesso devono portare avanti due progetti in parallelo. È vero che dicono di avere due team dedicati che di fatto parlano ma sono comunque disgiunti, ma per un settore che comunque deve ancora affermarsi portare avanti due progetti addirittura è piuttosto difficile e la cosa mi preoccupa perché sicuramente arriverà un momento in cui sarà necessario privilegiare l'uno rispetto all'altro. Quindi che cosa farà il team cinese dietro a NIO? Spingerà NIO oppure spingerà Ontology? Questo è il motivo del semaforino rosso. L'altro motivo che citavo poco fa è il fatto che i servizi di smart contract stanno veramente nascendo come funghi. Ora è vero che NIO ha un'ottima serie di partnership con Microsoft, utilizzano C Sharp che è una tecnologia, un linguaggio di programmazione molto diffuso e quindi questo facilita l'adozione presso gli sviluppatori che già lo conoscono, però stanno veramente esplodendo come funghi le piattaforme che fanno concorrenza a Ethereum. Naturalmente EOS è la principale, quella di cui parlano tutti, ma ce ne sono davvero tante altre. Ora tutte queste piattaforme di fatto affollano il mercato, quindi non solo NIO adesso deve lottare contro un Ethereum che è veramente molto molto forte anche grazie all'Ethereum 2.0 che dovrebbe arrivare a breve, ma ci sono anche un'altra serie di contendenti con i quali battagliare. Quindi in linea di massima in questo momento io personalmente non acquisterei NIO nonostante la tecnologia mi piaccia ancora moltissimo, è un peletto più rischioso rispetto agli altri. IOTA è una criptovaluta che utilizza un approccio diverso rispetto alla classica blockchain. Impiega infatti un Tangle che dovrebbe essere particolarmente adatto per aggredire il mercato delle Internet of Things alle quali si rivolgono. Per quanto mi riguarda, IOTA in questa seconda parte del 2019 è da semaforino verde. Stanno lavorando bene, il fatto che comunque ci sia questa piattaforma in cui non ci sono costi di commissione per scambiare valore tra i vari nodi e che sia particolarmente orientata ad un settore che comunque continua a crescere come quello dell'Internet of Things, per quanto mi riguarda ne fa un'ottima proposizione. Anche perché hanno stretto una partnership ad esempio con Bosch che sta funzionando molto bene e stanno già presentando alcune implementazioni pratiche all'interno, se non ho visto male, di automobili e altri elettrodomestici che dovrebbero essere in grado di scambiare valore. Quindi per quanto mi riguarda il semaforino verde per IOTA è completamente meritato. Veniamo infine a Litecoin, non la voglio tirare troppo lunga perché Litecoin lo conosciamo tutti, è una delle criptovalute di punta su CoinMarketCap. Litecoin per me è un semaforino verde, anzi ultra verde, è secondo me un'ottima moneta. Si sta sempre più consolidando come piattaforma di test di Bitcoin. Litecoin viene utilizzato per proporre e sperimentare con tutte le tecnologie che poi finiscono su Bitcoin una volta che sono state rodate. Tutto questo fa sì che, a parte il nome, Litecoin sia sempre un passo avanti rispetto a Bitcoin e che sia un'ottima tecnologia anche per effettuare dei pagamenti. Da un lato non è speculativa oppure troppo nuova come possono essere molte delle altre criptovalute per i pagamenti che stanno in circolazione in questi mesi. Dall'altro però non è neanche così lenta ad evolversi come Bitcoin. Credo che sia un'ottima via di mezzo e per quanto mi riguarda Litecoin rimane un'ottima moneta sulla quale scommettere.
Bene, da zanadinturbla.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace sul pollicione qua sotto. Grazie in anticipo se lo farai, perché per me è molto molto importante. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video. Ciao!